Mafia, blitz a Catania, decapitato il clan Mazzei, 17 arresti. Previsto il 3 novembre un incontro fra istituzioni e SIS per il passante ferroviario di Palermo. I detenuti del carcere Uciardone di Palermo, protagonisti di un progetto teatrale. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è mercoledì 26 ottobre. Come avete sentito nei titoli, parliamo di mafia. Blitz a Catania, decapitato il clan Mazzei, 17 arresti, c'è anche il figlio del capo mafia. Su delega della DDA della Procura di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone legate al clan mafioso Mazzei, noto come quello dei Carcagnusi, inserito in Cosa Nostra e legato alla cosca dei Corleonesi. Con l'operazione, la squadra mobile della Questura ritiene di avere decapitato i vertici della cosca, compreso quello che è considerato l'attuale reggente, Nuccio Sebastiano Mazzei, figlio del capo mafia detenuto Santo. Nei suoi confronti, già detenuto al 41 bis, scatta adesso una nuova misura cautelare. L'organizzazione interna al clan dei Carcagnusi fa riferimento a Carmelo Occhione, elemento di vertice già arrestato nell'ambito della retata denominata Nuova Famiglia della Finanza. Gli inquirenti ritengono fosse stato proprio Occhione a tenere i contatti tra i Carcagnusi e gli altri clan mafiosi durante la latitanza del capo mafia Nuccio Mazzei. Molte le contestazioni per gli indagati vanno a vario titolo dall'associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, furto, ricettazione ad altri reati commessi con l'aggravante mafiosa. Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza il rapporto a firma dell'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, che impegna la Commissione europea all'introduzione di norme che ribadiscano il dovere per le imprese di rispettare i diritti umani e la sanzionabilità delle loro violazioni, anche quando tali violazioni avvengono al di fuori del territorio dell'Unione europea. Con questo rapporto il Parlamento europeo è chiamato a prendere posizione su una questione urgente e a dare avvio ad un percorso normativo che porti a risposte concrete ed efficaci in materia. Il tema della responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi, ancora regolate da norme poco efficaci, tocca molti dei diritti fondamentali dell'uomo, come la protezione della salute e dell'ambiente o i diritti dei lavoratori, dei minori e delle donne. Tra gli obiettivi principali che ci siamo posti con questa relazione spicca quello di far sì che si agisca in modo urgente, coerente, continuativo ed efficace a tutti i livelli, affrontando concretamente i problemi giuridici derivanti dalla dimensione multinazionale delle imprese e del loro operato. Da tale dimensione dipende, tra l'altro, la frequente incertezza circa l'attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani e proprio da ciò discende troppo spesso l'impunità per gli autori di tali violazioni. La relazione che sto presentando in aula quest'oggi e che mi ha visto impegnato durante l'ultimo anno chiede a gran voce l'introduzione di norme vincolanti che ribadiscono il dovere per le imprese di rispettare i diritti umani ovunque e comunque. Chiede l'introduzione di norme che ribadiscano l'obbligo per gli Stati di proteggere, nell'ambito della propria giurisdizione, le persone fisiche che abbiano subito o che possano subire violazioni dei diritti umani, anche quando compiute al di fuori del proprio territorio. Chiediamo dunque agli Stati membri di stabilire norme chiare volte a garantire che le imprese domiciliate nel loro territorio o che comunque operino nell'ambito della loro giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro attività e in ogni paese e contesto in cui operano. Ribadiamo con forza che, laddove siano lamentate gravi violazioni dei diritti umani, gli Stati membri debbano garantire alle vittime l'accesso ad un ricorso effettivo, così come chiesto più volte da tutte le ONG e da tutti gli esponenti della società civile ed accademica che abbiamo coinvolto durante la fase preparatoria del rapporto. Esperti in politiche attive del lavoro protesta questa mattina davanti all'assessorato regionale agli enti locali in via Trinacria a Palermo. Sentiamo perché. Esperti in politiche attive del lavoro, ancora un presidio davanti all'assessorato di via Trinacria, un comparto rottamato alla politica, con circa 1500 lavoratori senza più un futuro, da circa un anno. Dipendenti di enti di formazione professionale, riqualificati per poi essere messi fuori dal mondo del lavoro. La norma c'è,
presidente Crocetta, invece di fare Ponzio Pilato, dovrebbe interessarsi a questi lavoratori che hanno dato e hanno speso la propria professionalità all'interno dei centri per l'impiego. Vero, sono dei lavoratori che dipendono dagli enti, ma che sono stati formati per poter svolgere le politiche attive del lavoro. Noi come associazione sindacale, come SINALP, abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore, che fino a oggi ha fatto soltanto proclami elettorali e che non ha garantito ad oggi nulla. Questi lavoratori sono stati messi nelle condizioni di non lavorare e di trovarsi in totale disagio. Stanno creando una situazione di disagio alle famiglie dei lavoratori e contemporaneamente hanno attuato una politica, la politica del non fare. E siamo sempre qui, il problema non è stato risolto, e non abbiamo avuto nessun risultato tangibile, se non promesse, se non annunci. E quindi fino a quando noi non toccheremo con mano e ci riprenderemo il nostro lavoro, è chiaro che saremo sempre in uno stato di agitazione. E da ciò che leggiamo sui giornali, dagli annunci che vengono fatti, dalle delibere che vengono pubblicate, per quanto ci riguarda si delinea esattamente la situazione per la quale noi ci siamo messi per strada. Noi abbiamo fatto tutti i presidi, tutti gli scioperi della fame, e cioè le APL. Noi non abbiamo nulla contro le APL, ovviamente, però... APL cosa sarebbe? Sono le agenzie per il lavoro, e sono quindi degli affidamenti dati ai privati dietro progettazione, che non ci garantiscono, soprattutto non ci garantiscono una mensilità certa, una mensilità sicura a fine mese. E quindi è quello che abbiamo combattuto, e non possono ridarci esattamente quello per cui abbiamo lottato, anche dietro, diciamo, una norma che è stata votata all'unanimità dal Parlamento. Dopo la manifestazione contro la ZTL di ieri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, condanna gli atti vandalici commessi. Dopo le manifestazioni caratterizzate e preparate nei giorni scorsi da gruppi organizzati con atti di minacce ai commercianti e ai loro clienti, è chiaro a tutti che la zona a traffico limitato, così come è avvenuto per l'area pedonale di Via Maqueda, di Corso Vittorio Emanuele, di Piazza San Domenico e di tanti altri spazi della città, non è soltanto uno strumento di vivibilità e cambio culturale della città contro l'inquinamento atmosferico, ma è anche uno strumento per restituire Palermo ai palermitani e disinquinarla da forme di controllo violento inaccettabili. Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando in relazione alla manifestazione contro il provvedimento della ZTL che ieri mattina ha paralizzato il centro città. Mi aspetto che le organizzazioni dei commercianti, continua Orlando, riempiano di comunicati di dissociazione le redazioni cittadine, e mi aspetto che i responsabili di violenza e minacce rispondano di questo operato davanti alla giustizia. L'amministrazione comunale su questo è pronta a dialogare, ma non a tollerare alcuna forma di minaccia. E sono state presentate oggi a Villa Niscemi le manifestazioni per l'iscrizione ufficiale del sito seriale arabo normanno nella World Heritage List dell'UNESCO. Stiamo entrando anche a regime per quanto riguarda la gestione e la valorizzazione. Dopo un anno di attività che sono state sviluppate grazie all'apporto di tutte le istituzioni che fanno parte di questo sito seriale, ben 11, dagli arcivescovati ai comuni, dal Ministero dell'Interno all'Assemblea regionale, alla Federico II, quindi un governo complesso di un sito che però vede tutte le istituzioni partecipare e convergere verso l'obiettivo di valorizzare Palermo arabo normanna e le città di Cefalù e Monreale. E le iniziative che stiamo organizzando, che partiranno domani con lo spettacolo che si terrà allo Spasim e si concluderanno il 30 al Cefalù, passando per i vari momenti che oggi verranno illustrati nella conferenza stampa, vogliono rappresentare uno spaccato di come noi intendiamo costruire un'immagine
che deve fare in modo che questo patrimonio diventi non solo un elemento di coesione e di rafforzamento dell'identità dei territori verso il patrimonio artistico e culturale, ma che diventi anche l'elemento intorno a cui costruire una nuova stagione dell'economia di queste città e della nostra regione. Una serie di eventi che vedono il loro punto centrale nell'invito che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, il Sindaco di Palermo come Presidente del Comitato di Pilotaggio UNESCO hanno fatto al Presidente della Repubblica di essere presente a Palermo il giorno 28 per l'apposizione della prima targa UNESCO proprio al Palazzo Reale. Proseguiremo con l'apposizione delle targhe negli altri 9 monumenti, altri 8 monumenti, e voglio ricordare in particolare che il 28 sarà il giorno di Palermo, il 29 sarà il giorno di Monreale e il 30 il giorno di Cefalù. Per questo sono presenti qui con noi il sindaco Piero Capizzi di Monreale e il sindaco Rosario Lapunzina di Cefalù. Assistere i consumatori non solo nella fase delle controversie con le banche, ma soprattutto fornendo loro una preparazione necessaria sulle regole e le normative che riguardano i prodotti bancari. Questo è l'obiettivo del convegno che si è svolto oggi all'Osteria a Palermo, dal titolo La tutela dei cittadini, rapporti bancari e finanziari, legalità e sfera pubblica. Le cose sono veramente molto molto difficili, allora che ci sia un rapporto lineare tra i cittadini, le famiglie, le banche, le imprese, il tessuto di piccole imprese che è il nostro tessuto specifico, quel po' di impresa che è rimasta, questo è veramente essenziale. Prima della riforma, alcuni decenni fa, le banche erano veramente banche del territorio, allora c'era una volontà di sostenere l'economia del territorio, vuoi per ragioni di ritorno, vuoi per una vocazione del sistema bancario. Adesso le cose sono profondamente cambiate, soprattutto nel nostro territorio le banche non hanno più né il cervello né il cuore sul territorio. Abbiamo la grande concentrazione bancaria, abbiamo l'internazionalizzazione, ciò significa che non c'è un interesse specifico delle banche a sostenere l'economia territoriale e le famiglie. Il ruolo dell'università è un ruolo centrale, noi abbiamo da poco firmato un protocollo d'intesa con la Diconsum per quanto riguarda appunto iniziative proprio nel campo della tutela dei consumatori, iniziative di studio innanzitutto, ma anche iniziative dal punto di vista formativo. Uno dei problemi principali nel tutelare i consumatori è dare ai consumatori sufficiente informazione, sufficiente education, come si dice in inglese, e questo credo che l'università lo possa fare anche attraverso non soltanto iniziative come questa, ma percorsi di studio specializzati, eventuale costituzione di master, diciamo iniziative anche nel campo della ricerca e della diffusione delle ricerche. Formare esperti anche nel settore che possono a loro volta poi formare appunto i cittadini consumatori, le fasce più deboli che sono quelle giovanili ma anche quelle appunto dei lavoratori anziani che spesso sono costrette anche nei rapporti col mondo finanziario e bancario a come dire, acquistare a volte dei prodotti che hanno degli alti gradi di rischio. Previsto per giovedì 3 novembre un incontro fra istituzioni e la SIS per la vertenza relativa al passante ferroviario di Palermo. Intanto i sindacati revocano lo sciopero annunciato per venerdì. Il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha convocato per giovedì 3 novembre alle 9 a Villa Whittaker in via Cavour la SIS, l'azienda che gestisce i lavori, la RFI, la rete ferroviaria italiana, il comune di Palermo e i sindacati edili di CGL, CISL e UIL per la vertenza relativa al passante ferroviario. L'obiettivo di questo incontro è di fare chiarezza sulla situazione e sul futuro dell'opera e dei lavoratori impegnati che rischiano il licenziamento. Intanto i sindacati hanno revocato lo sciopero dei lavoratori previsto inizialmente per venerdì 28 ottobre.
Infatti, dopo l'annuncio della SIS di licenziare in tronco 250 operai e di bloccare i cantieri a 2 anni dal completamento dei lavori, le istituzioni erano andate nel panico e avevano scatenato l'ira dei sindacati. La speranza della regione siciliana e del comune di Palermo da questo incontro è di trovare una soluzione per terminare i lavori già completi per l'80%, evitando di bloccare il tutto lasciando cantieri aperti in città. Giro di vite a Bagheria sulla sicurezza stradale, raffica di multe e maggiori controlli per coloro che non indossano la cintura o parlano al telefonino mentre guidano. Giro di vite sulla sicurezza nel territorio bagherese, scattano multe e maggiori controlli sul territorio per coloro che non indossano la cintura o parlano al telefonino mentre guidano. Il comando della Polizia Municipale, coordinato dal tenente Salvatore Pilato, ha disposto già dai giorni scorsi diversi posti di blocco in diverse zone della città. Nella sola giornata di lunedì sono state levate 16 multe per mancato uso della cintura di sicurezza. Una squadra di 8 vigili e 3 pattuglie saranno dedicate prevalentemente a questo tipo di controllo. La multa per la guida senza cintura parte da 81 euro ma può arrivare fino a 323. La stessa sanzione viene applicata al conducente se a non indossare la cintura è un passeggero minore, a meno che a bordo non sia presente la persona responsabile del bambino. Non solo, chi guida senza cintura vedrà decurtati 5 punti dalla propria patente di guida e si rischia anche la sospensione in caso di attestata recidiva nel biennio. Nel caso di guida mentre si usa un cellulare invece la multa è pari a 161 euro ed anche in questo caso se recidivi c'è la sospensione della patente. I controlli delle pattuglie saranno implementati nei punti nevralgici della città per la sicurezza dei cittadini, pedoni ed automobilisti e motociclisti. Appare evidente, commenta il sindaco Patrizio Cinque, come l'azione di controllo ad opera degli agenti della municipale, orientata sia al controllo del territorio preventivo che ove necessario all'azione repressiva, debba continuare ad essere implementata, così come ci chiedono i cittadini che seguono la legge, rispettano il codice della strada, si comportano correttamente e chiedono più sicurezza e controllo del territorio. Violenta rapina in banca, arrestato minorenne latitante ricercato da mesi, autore di un assalto in un istituto di credito di Ficarazzi. È ritenuto il responsabile di una violenta rapina ai danni di una filiale Unicredit a Ficarazzi a Palermo. Con questa accusa i poliziotti del commissariato di Bagheria hanno arrestato un giovane pregiudicato di 17 anni che era ricercato e dichiarato latitante dal Tribunale dei Minori. I fatti risalgono lo scorso 22 luglio quando il 17enne avrebbe rapinato la banca di Piazza Aldo Moro. In quella circostanza due individui di giovane età avevano fatto irruzione nell'istituto bancario. Uno dei due aveva il volto coperto da un passamontagna, mentre l'altro, a volto scoperto, impugnava un taglierino. Proprio quest'ultimo aveva afferrato per un braccio un'impiegata puntandole contro l'arma, aveva prelevato il contante contenuto nella cassa dal valore di circa 2.700 euro. Nel frattempo la banda aveva anche rapinato un cliente al quale sono stati sottratti 1.050 euro. Il giovane a volto scoperto aveva minacciato l'uomo di squartare la direttrice se non gli avesse consegnato il denaro. Preso il bottino si sarebbero dati alla fuga dopo essersi fatti accompagnare fino all'uscita da un'impiegata minacciata col taglierino. Per le indagini sono state fondamentali le immagini di videosorveglianza della banca e quelle di un altro impianto collocato nei paraggi che avrebbero portato all'identità del giovane 17enne a volto scoperto. A confermare l'identità del minore sarebbe stata la comparazione di alcuni frammenti di impronte lasciate dai rapinatori, rilevate dalla scientifica, con quelle già acquisite nella banca dati e dal riconoscimento di alcuni clienti impiegati della banca, insieme all'esito degli accertamenti dattiloscopici. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso così l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti hanno eseguito l'arresto del ragazzo conducendolo al carcere minorile. Presunto caso di scabbia alla scuola media Mantegna Borsellino Bonanno di Bocca di Falco a Palermo. A denunciarlo alcuni genitori che si sono rivolti al consigliere comunale della quarta circoscrizione Nicola Buscemi, che lancia un appello al preside e alle istituzioni affinché facciano chiarezza. Dovevo dare delle risposte alle persone, ai cittadini, ai residenti, in quanto i bambini, stiamo parlando di un'infezione che è
molto molto pericolosa. Quindi mi sono subito messo in contatto con la scuola, dove sono stato per l'ennesima volta negato di parlare col preside, non so perché, non so il motivo, questo magari un domani ce lo dirà il preside stesso. E ho aspettato moltissimo al telefono. Dopo di ciò la risposta che mi è stata data, il preside è impegnato col segretario, quindi non le può rispondere. Dico, attenzione, io ho fatto anche delle richieste scritte, dove parliamo anche di altre situazioni, sopralluoghi, che mi sono stati negati anche dal preside, quindi abbiamo anche messo per iscritto. Da istituzione politica penso che dopo almeno 10 giorni la scuola, il preside, qualcuno si dovrebbe fare vivo e dare delle risposte, altrimenti, signori miei, chi non sa veramente usare il proprio lavoro, dico, è giusto che tolga mano a questa scuola e vada in un altro plesso scolastico. Quindi noi dobbiamo dare risposte a questa gente, a questi genitori che hanno dei bambini che realmente hanno questa preoccupazione giornalmente di questa malattia che si dice in giro su Bocca di Falco. Infatti io ho scritto un messaggio su Facebook dove naturalmente ho avuto tantissimi consenti da parte dei genitori, e la preoccupazione è alta. Quindi diciamo, il messaggio che mando al preside è veramente di dare chiarezza su questa e trasparenza e sicurezza anche ai genitori, ai bambini su questa causa. Se dicono che non è stata scabbia ed è semplice allergia, che facciano un comunicato anche loro stampa dove mettono tranquillità nel territorio. Dico, attenzione, questo è un messaggio che mando anche all'assessore Evola e al sindaco Orlando, di fare più controlli nella scuola e nelle scuole di Palermo, dove soffriamo giornalmente su questi casi. I detenuti del carcere Uciardone di Palermo, protagonisti di un progetto teatrale ideato e diretto da Lollo Franco. L'arte come forma di riscatto sociale, così ieri sera l'atrio della casa circondariale del Luciardone, come per incanto illuminato alle luci della ribalta, ha smesso l'austero e compassato abito giornaliero. Una rappresentazione teatrale offerta alla città di Palermo, andata in scena tra le mura del carcere borbonico, protagonisti circa 30 detenuti, guidati dalla sapiente regia del maestro Lollo Franco. Mimica, energica passione, un intenso concentrato d'arte trasmessa al pubblico presente attraverso la rappresentazione artistica. La presenza di Monsignor Lorefice, vescovo di Palermo, ha suggellato l'importanza della particolare ed unica serata. Uciardone, che continua a confermare il percorso che attraverso sport ed arte mira al recupero e al reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale, una volta scontata la pena. È anche uno sforzo organizzativo notevole, perché abbiamo aperto la manifestazione alla città e quindi ovviamente per un carcere una cosa insolita, che però ci è piaciuto realizzare, perché il carcere è un pezzo della città e che si possa vedere come un luogo dove non sempre solo c'è l'aspetto repressivo, ma un aiuto per i detenuti a ricostruire il proprio futuro. Questa esperienza è un'esperienza che si rifà a un passato della compagnia teatrale Pagliarelli, in cui erano presenti gli stessi attori che ci sono adesso a Uciardone: la dottoressa Barbera con la qualifica di direttore, io come educatore e il maestro Lollo Franco come regista. Riprende quel progetto, perché era un progetto in cui abbiamo creduto per tanto tempo e poi non è stato più possibile proseguire. Adesso ci siamo rincontrati per un caso fortunato, e abbiamo ripreso questa esperienza. I miei attori detenuti non soltanto sono delle persone che hanno talento, perché loro sono questi circa 40, da una selezione accurata e attenta, e poi tengo a dirlo, la mia compagnia di Uciardone è una compagnia assolutamente senza raccomandati. Ognuno è lì, perché il carcere per me è uguale per tutti, quindi esce fuori chi ha talento. Ha creato il brand del futuro museo dell'antica navigazione di Gela, materia per la quale ha scritto la sua tesi di laurea all'Accademia di Belle Arti di Catania. Un'altra giovane intelligenza gelese ha donato gratuitamente il proprio lavoro al comune, tenendo ad essere parte attiva della rinascita culturale della città. Lollo, che guarda già come far diventare un centro importante a livello internazionale, un luogo
importante come il museo della nave, destinato a custodire dei reperti importanti, delle navi che hanno una valenza storica e scientifica notevole, ma accanto a quello che può essere l'importanza dei reperti che deve custodire, c'è stato fatto invece un lavoro a contorno per far conoscere questo museo, per rendere questo museo un museo vivo, un museo degno di essere vissuto a 360 gradi, dove sarà possibile avere uno scambio continuo tra il nostro mondo e il mondo passato che è destinato a essere messo dentro queste mura. Un brand, devo dire, di alta qualità, che ha ripercorso un po' la storia dell'individuazione del reperto archeologico in mare, alla descrizione delle varie fasi del ritrovamento, sino all'individuazione del luogo dove sorgerà il museo, allo studio del progetto e delle sue linee importanti, e da questo ne ha tratto un logo che a mio parere è bellissimo. Per me è stato un piacere realizzare tutta la visual del futuro museo della navigazione di Gela. Credo fortemente nella mia città e quindi per me è stato veramente un onore poter nel mio piccolo realizzare e dedicare la mia tesi progettuale alla mia città. Come ho detto prima, ho realizzato la visual del museo della navigazione, quindi la veste grafica del futuro museo. E ripeto e sottolineo, credo fortemente nel turismo che questo museo potrà portare nella nostra città. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.